lasciato nelle origini. Grazie agenzia Perdonà, grazie. Dialetto si chiamano Iusi. Iusi. A Napoli si chiamano Bassi. A Bassi, sì. In una città così bella, veramente, è proprio un'esperienza grandiosa. Stamattina a trovare un'amica di mio papà, di vecchia data, che dice: tuo papà mi ha fatto un paio di scarpe, veramente troppo grande. Sì. Beh, insomma, allora mio papà gli riparava le scarpe. Sì, sì. E mia mamma, insomma, Matteo. Ci metteva dentro, tutto questo, ti viene con cosa. Per fare compagnia. Ecco, bello, bello. Mamma, che piacere. Sta ancora? Sì, sì, non sta molto bene, ma comunque c'è. C'è. È a casa, insomma, è una cosa. Per caso qui ci sono altri magari persone che hanno conosciuto mio papà? Ma tutti quanti abbiamo conosciuto nella strada. Sì. Ce n'erano tanti calzolai all'epoca, sì. Solo lui. Ah, solo lui qua, mamma mia. Solo lui di qua. E lui lavora in strada? No, dentro. Ah, dentro. Sono qui di bagarini. Il banchetto? Oh, che bello. Mamma mia, che emozione, mi ha fatto molto piacere. Ho tenuto un nipote là a Verona, sì? A giocare a pallone. Ah, giocavo nel Verona. Però, nel Verona addirittura? Sì, sì. Wow! Lo vuoi vedere? Ma dai, c'è qualche foto? Sì. Ma dai, adesso non gioca più? No, fa l'allenatore a Bologna. L'allenatore a Bologna, oh, sarebbe veramente un piacere, perché a Verona... No, signora, non ci posso credere. Avete visto? Vedi? Abbiamo un amico in comune. Vedi? È la mamma mia. E il nipote chi è? Questo? Questo, sì. Questo? Questo è il nipote. Sì. Questo, come si chiama, signora? Colucci, Leonardo. Colucci? Leonardo. Leonardo. Mamma mia, che piacere. Qua stavo nella latta, là nella regina. Invece Verone, vedi? Guarda, mamma mia, questa roba. Se lo piange a Verona, ma se lo sì, piange. Sì, si è trovato molto bene a Verona, sì, signora. Sì, sì, sì. Mamma mia, abbiamo trovato la storia anche qui a Cerignola. Grazie molto, signora, grazie. Avrò un bel ricordo, veramente. Guardate cosa ha detto, lei ha conosciuto mio papà, perché mio papà aveva un soprannome. Sì, ho comprato che si chiamava Matteo Ponucut. E da Ponucut, sì. Beh, la garanzia, signora. Sì. La posso salutare e baciare, grazie. Lei ha conosciuto mio papà allora? Sì. Mamma sì, sì, mia. Ho compiuto 71 anni. Beh, è vero, è vero. La strada. È vero, mamma sì. Mia.
Allora anche mia mamma, insomma. Beh, la mamma non è che me la ricordo tanto, però lui sì, perché ho comprato anche delle scarpe da lui. Perché mio papà faceva anche scarpe. Sì, mio papà. Sì, e le ho comprate. Mamma mia, niente, io volevo quelle di panicotto. Sì, esatto. E perché signora lo chiamavano panicotto? Beh, questo qui non lo so dire. Allora glielo ricordo io. Perché tanto. Mi diceva mio papà, perché una volta, insomma, non c'erano tante possibilità. Certo. Allora gli diceva, oggi cosa ti sei mangiato Matteo? Ponocut. E gli hanno messo questo nome. Giusto. Mamma mia. Tanti anni fa, sì. Ecco, avete visto? Bene. Niente, io volevo tornare allora, un po' alle origini. Ma devi venire di qua a lavorare? Com'è? No, ho voluto un po' ricordare un po' la storia di mio papà, perché mio papà 50 anni fa... Ah, pensavo mo' che aprivi. No, io sono di Verona. Ma pensavo che di nuovo veniva... No, io sono di Verona, ho voluto un po' ritornare un po' alle origini. Mi ha fatto piangere, sì. Un'emozione indescrivibile. C'era un qualche luogo che ricordavi? Beh, ho ricordato tanti posti. Beh, Margherita di Savoia, quando mio papà mi portava da piccolo, che ho fatto la camminata lungo il mare senza scarpe, libero proprio. Poi c'era la spiaggia che non c'era nessuno. E poi... dappertutto, anche la camminata del corso, insomma... Ho mille ricordi, i fichi d'India che mangiavo, mi ricordo una volta ho mangiato 10, non riuscivo più a camminare. E poi ho visto anche persone proprio, tipo quello Cicillo Tranello, come si chiama? Sì. Ho detto, ma esiste ancora? Caspitina! Cioè, avrà 80 anni. Sì, esatto. C'era già, quindi. Sì, sempre, non dico se è sempre la sua macchina, 127 verde, non so se era quella, però... Cioè non è cambiato niente Cerignola, in 50 anni non è cambiato niente. Che avete molto fascino, vedo che andate avanti anche voi con i tempi, ci tenete tanto. Che differenza hai trovato tra la tua città e questa? Beh, qui forse mi sento un po', non a casa mia, ma ho molti ricordi, insomma, più accoglienti se vogliamo dire. Poi insomma in casa si gioca sempre male, cioè, quando si esce, ma è anche un'altra città per dire... sono stato a Padova, quando si esce è un'altra cosa, insomma, poi qui è mondiale. Ho un trono dove io faccio lo shusha in giro per il mondo. Ti siedi due secondi, gli diamo un'illustratina. Adesso prima di andare via, domani mattina compriamo i taralli, compriamo le olive di Cerignola, esatto, sì. Anche perché i miei amici a Verona mi hanno detto portami le olive, portami i taralli.
Abbiamo un bel furgone grande comunque, ce ne sta di roba, dai. Prima di venire qua sono passato a mio papà, te l'ho detto, no, al cimitero, gli ho portato la rosa, gli ho detto papà andiamo a Cerignola, insomma una bella esperienza, insomma, penso che sia unica. Ciao papà, voluto salutarti e voglio dirti che adesso partiamo per Cerignola e mandiamo tanti saluti anche per te, va bene? Ok? Ciao. Tu hai avuto questa
particolarità nel mestiere antico, riportata anche in una chiave molto moderna. Infatti le tue scarpe hanno questa particolarità del chip. Come sì, un po' è tecnologica. Nata questa attività e com'è questa attività? Beh, diciamo, insomma, mio papà ha sempre fatto scarpe e da 4-5 anni che mi sono... Io ho sempre fatto riparatore, da 4-5 anni che ho voluto un po' fare questo piccolo passo. Faccio poche cose, non è che faccio... Però, insomma, quelle che faccio le faccio bene, insomma, o almeno spero, Insomma, i clienti devono dirlo, però. Ma come mai hai unito questa fase spettacolare, quindi questo grande trono, portato dalle piazze? Diciamo, è nato 5 anni fa, ero all'ippodromo di Milano che facevo una presentazione delle mie scarpe e lì sono arrivate due ragazze bellissime a cavallo, due amazzone dell'associazione AIMA, associazione italiana monta amazzone, e niente, ho detto... L'unica cosa che posso fare è pulirvi le scarpe, che è proprio avere questo bel vestito elegante. Ho detto, va bene, arriviamo subito, dobbiamo fare uno spettacolo. Sono arrivate queste due belle ragazze e avevo una piccola cassettina con la crema, gli spazi, mi sono messo a pulire le scarpe. Ho visto che c'era molta gente lì curiosita, dico, caspita, quanta gente qua, che guardano insomma anche le scarpe. E da lì sono arrivate 7-8 persone, poi quando sono andato a casa dico, caspitina, però è un buon tiraggio. Parlo con mio cugino che fa il fabbro e gli ho detto, sai Franco, vorrei trovare una sedia, qualcosa, un trono, vorrei fare questo, insomma, presentare, insomma, fare trovare una sedia, insomma, trovare una comodità, insomma, per fare questo lavoro. E poi sono andato su internet, mi sono documentato, sciusciato, trascato e così ho guardato e ho visto che c'è un mondo magico. Ad esempio a Roma c'è una ex modella, si chiama Rosolina Dal Lago e fa la sciuscià proprio a Montecitorio. E lei proprio è fantastica. E, oppure non so, in America ci sono proprio gli uffici posto proprio per illustrare le scarpe, insomma, chi va a lavorare la mattina, che è sempre di corsa. E niente, insomma, allora continuavo a parlare con mio cugino di questo sciuscià così e dopo 6 mesi mi arriva con questo trono e il trono è nato un po' alto perché io ho problemi di scan di anadisco, allora mi ha fatto un sgabello alto e in automatico, insomma, era alta anche la poltrona e da lì mi è venuto un flash e ho cominciato a fare i primi passi, insomma, a fare qualche piccola uscita così e piano piano, ogni volta che andavo da una parte c'era il contatto, poi ho cominciato, diciamo, la prima volta ad andare al Vintage Market che c'è a Verona. E da lì ogni parte che io voglio dire andavo, avevo sempre il contatto, ho cominciato a fare Vicenza, Padova, Valeggio, e, insomma, ormai non ho più ricordi, insomma, abbiamo fatto tante cose, insomma. Poi abbiamo girato ultimamente a fare una comparsa in questo film che si chiama Infernet, che parla delle problematiche di computer, della rete, insomma, pedofilia, gioco d'azzardo, tutto quello che c'è dietro. E niente, insomma, io ho fatto lo sciuscià fuori da questo hotel Leon d'Oro, facevo questo giusto scarpe, insomma. Mi piace. Hai mai illustrato delle scarpe a qualcuno di famoso? Allora, di famoso, sì, di famoso ho fatto, adesso ricordarmene tutti, va bene, come evento comunque sono andato da Cristian De Sica che mi ha fatto anche l'autografo sulla locandina di suo papà che ha fatto il film Sciuscià, De Sica, poi Ruggeri, è salito sul trono, poi va bene Roberto Farnesi, poi altri cantanti, va bene, se non mi vengono i nomi, però no, ho notato, poi sono stato da Enzo Arbore, al Teatro Geox che mi ha autografato, insomma, poi chi era per l'altro? Vabbè, Gigi D'Alessio, che appena che mi ha visto mi ha detto, ma lei fa il prestigiatore, no? Fate il prestigiatore, faccio lo sciuscià, sono venuto qui per lei. Poi chi è quell'altro? Massimo Ranieri, sì, dai, un bel book. Abbastanza. Ho notato che hai un modo affabile di accogliere la gente. Non solo illustrare le scarpe, ma tendi a instaurare un rapporto con chiunque sale su quel trono. Sì, allora qui io ho fatto anche
diciamo il clown di corsia negli ospedali. Lì mi ha dato modo di poter fare anche questo, cioè di confrontarmi con il pubblico, di non emozionarmi più di tanto. Lì devo ringraziare l'associazione Opus Clown di Verona. E... noi ringraziamo te per essere stato qui a Cerignola. Grazie e di averci regalato un momento di storia. Sì, no, ho visto la gente era molto molto contenta, dai, veramente, anche il sindaco, insomma, il consigliere Pizzolo che faccio sempre confusione. Gallo, l'assessore, no, cos'è? No, Gallo è il presidente della Prodoco. Dai, tutti si sono messi a disposizione, anche voi, ci mancherebbe. Ed anche te la prima. Ed anche il comune di Verona. Mamma mia, sì, ci ha dato questo bel libro, insomma, l'assessore Lella. Veramente tutti si sono dati da fare, insomma, per questo evento, dai. E io devo solo ringraziarvi e che dire. Bye bye, alla prossima volta.